care amiche e amici, dalla vostra Gattaluna, buongiorno o buon pomeriggio, insomma buonasera, buonanotte, come volete voi. E qualcuno mi ha chiesto di fare, lo ringrazio, gradisco sempre degli spunti, e che cosa c'è nella mia borsa mare. Innanzitutto la mia borsa mare è uno zainetto preso su Amazon, trasparente con delle bordature, credo sia un po' una specie di tessuto tecnico nere, ma esiste anche con le bordure in altro colore e forse in qualche caso anche con la plastica non proprio trasparente ma fumé, come si diceva una volta. Quindi io mi porto lo zaino e un borsino. Adesso vediamo che cosa c'è dentro. Allora, nel borsino piccolo, anche questo preso su Amazon, che è una specie di trousse, si può togliere la tracolla è perfettamente regolabile. Io l'ho preso, manco a dirlo, in viola, e lo zaino in viola non c'era, se no è ovvio che l'avrei preso. Non guardate la manicure che ormai è vecchissima. Allora, qui abbiamo prima di tutto un piccolo borsellino dove ci c'è il tesserino per entrare in spiaggia, ci sono i documenti e il bancomat. Questo borsellino molto comodo e trasparente l'ho preso scusate il lampo qui di luce, e da Stradivarius è costato pochi euro. Un quadernino che avevo preso da Tiger, dove io mi prendo appunti, scrivo delle cose, anche i video da fare, con naturalmente una penna che sarà presumo qui sotto, eccola qua, e peraltro questa penna che scrive benissimo, non so come è finita nelle mie mani, ma è di ottima qualità. In più la punta credo che consenta di scrivere sulle superfici dei tablet, dei cellulari. Una mascherina in questo piccolo pluriball, ho il portamascherina ma non ci stava nel borsino, e in questo sacchettino di tulle, tipo tulle perché è materiale artificioso, c'è la chiave dell'appartamento. E questo è il borsino piccolo, che in più contiene anche il cellulare che io tengo in questo sacchettino di cotone rosa pallido, che conteneva delle spugnette, mi sembra. Ok. Nello zaino invece che cosa c'è? Prima di tutto c'è un telo mare, in questo caso c'era questo qui della Feltrinelli in cotone, che non asciuga ovviamente, ma io uso per coprire il lettino sdraio. Lo uso, è comodissimo perché non è gigantesco ed è leggerissimo, è sempre il problema di non portare cose troppo pesanti. Poi c'è immancabile l'acqua e preferibilmente naturale, questa è quella vera, sì lo so, la Nestlé non ha una buona fama, vero? Ma qui questa c'aveva. Poi nello zaino ho delle mollette che voi vi chiederete, ma che te ne fai? Me ne faccio, care amiche e amici, perché può servire per proteggerci dal sole nelle giornate più torride, scusate come non lo so, perché serve, voi potete il telo mare piazzarlo di lato, diciamo sui bordi dell'ombrellone, e proteggervi dal sole. E questo problema, diciamo, se problema può essere, è insorto da quando appunto gli ombrelloni sono stati maggiormente distanziati, e quindi tra un ombrellone e l'altro si creano spazi di maggiore luce solare. Poi, sempre in questo taschino più piccolo, potete mettere volendo il cellulare, biro, perché ci sono dei separatori molto fatti molto bene, devo dire, in tessuto bucherellato. Poi sempre delle caramelle porto con me, queste sono ricola, melissa e limoncella, rigorosamente ovviamente senza zucchero, per qualche eventuale spuntino questo snack di formaggio che non contiene carboidrati, io ve lo raccomando, so che c'è chi lo odia perché lo trova disgustoso, c'è in diverse versioni, ma questo è il classico, è l'unico che non contiene carboidrati, aiuta molto nelle diete. In realtà è polvere di parmigiano reggiano pressato, forma come delle finte patatine, diciamo così. Poi mi sposto un po' più, scusate,
verso l'ombra, perché non vorrei che lui si scioglie lo zainetto. Poi nelle tasche laterali, qui, in questa qui di rete, ho il Germani, che nello specifico credo sia quella di Clio, penso di sì, vediamo se riusciamo ad estrarlo senza creare grossi problemi. Eccolo qua, è infatti washmanine di Clio Makeup Shop, che lo davano, forse lo danno tuttora, credo in omaggio, se superate un piccolo limite di spesa, ma abbastanza modesto mi sembra di ricordare. A un limite di spesa più alto vi danno un ombretto, una cialda ombretto. Ok, poi in quest'altra tasca, spero si veda perché io non vedo nulla, in quest'altra tasca laterale qui c'è il portamascherina, che però in questo caso è vuoto perché la sto mettendo di là, e poi ho gli auricolari. Ok, dopo chiudiamo, lasciamolo pure aperto, lo arieggiamo. Poi oggi c'è un sole incredibile, vi giuro che scotta la lampo. Dentro cosa c'è? Non porto tantissime cose, anche perché veramente sono a due passi dal mare. Un sacchetto per mettere eventualmente il costume bagnato, una trussettina di Sephora molto carina che contiene un solare. Veramente siamo talmente vicini a casa che io non è che mi porto tante cose, non sono assolutamente necessarie. Disturbate troppo l'immagine, questo che è di tela, io sto cercando di usare delle pulse tessuto naturale perché si può lavarlo, e se voglio dare un'ulteriore botta di protezione linguata mi porto questo spray solare lattiginoso di Caudalie 50 SPF 50, alta protezione, e diciamo si spruzza ma poi si deve massaggiare, e poi un pacchetto di fazzoletti e per qualsiasi evenienza un piccolo cerotto. Questo è il retaggio di quando avevamo i bambini piccoli. Vabbè, ok, e questo è quanto. Poi non abbiamo finito, qui c'è un separatore, anche questo è buonissimo, e qui nel separatore più piccolo metto un libro. Adesso sto leggendo, ma ne parleremo, di Andrea Baiani, Il libro delle case, edito Feltrinelli, è un libro meraviglioso. E in più, sempre nel settore, invece nel settore più grande dove c'è il solare, eccetera, ho di Fresh and Clean queste salviettine umidificate, disinfettanti. Non si sa mai, sappiamo che è necessario essere ancora più attenti del solito alla propria igiene. E niente, questo è il contenuto del mio zainetto mare, che adesso metto all'ombra perché mi si scioglie. Il meraviglioso libro che adesso mi appresto a leggere, lì la borsettina. Perché le separo? Perché la borsa piccola mi serve magari per prendere il bancomat, pagare qualcosa. Molto comodo questo sistema, che non dovete avere più né monetine né prendi contanti, e quindi lo tengo separato da pronto uso, anche la mascherina per averla pronta. Sapete che qui il paese è molto piccolo e sono molto frequenti degli assembramenti, quindi conviene portarla. È vero, si può portare al braccio, preferisco tenerla, mi trovo meglio, e quindi la tengo lì in quella specie di piccolo pluriball. C'ho il quadernino, la biro, insomma abbiamo visto un po' tutto. Ultima panoramica, e amiche e amici, ringrazio la persona che mi segue, scusate, no, io non mi sono segnata il nome, ma tu palesati, quando vedrai questo video palesati, l'idea è mia, perché è giusto, e quindi queste sono le cosine che mi porto in spiaggia, ripeto, sono poche. Quando per esempio siamo andati in Salento, che eravamo molto più lontani da casa, se si andava in spiaggia portavo con me magari molte più cose, insomma, magari portavamo anche un mangiare al sacco, non lo so, comunque direi che abbiamo qualcosina per poter passare qualche ora in spiaggia. E ora passiamo alla visione degli sassi, e con questa amena visione
questura scortano di un maledetto, sono circa le 4:30, perché prima delle 4 non vengo in spiaggia, vengo al mattino diciamo tra le 9 e le 10 e massimo mezzogiorno, e così evito i ritemi e scottature, poi metto in protezione 50, quindi... Bene, detto questo, ma non è detto che tutti dovete fare così, queste sono scelte mie, poi ognuno fa ovviamente come ritiene. Amiche e amici, una volta regalo un bacione e alla prossima! Mami.